Arstein. Rosso nero. Ciao raga, bentornati in questo nuovo video. Un'altra volta il Milan ha vinto e sono 24 risultati utili consecutivi. Vittoria sofferta oggi, sono molto felice perché comunque siamo riusciti a vincere con una squadra molto chiusa, una tipica vittoria da grande squadra, grazie a un nostro campione che è Zlatan Ibrahimovic, ancora una volta, grazie Ibra. Che gol ha fatto, mamma mia, solo lui poteva farlo, quel gol in rovesciata, diciamo che un po' rovesciata però, non si è proprio buttato, però un gol che era con la schiena rivolta verso il portiere, quindi era difficile da fare, un'acrobazia tipica da Ibra, tanta roba raga. Lasciate like anche voi se siete felici, state godendo come me per questa vittoria e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vedo che comunque vi stai iscrivendo, quindi grazie mille. Comunque parliamo della partita, allora. Vabbè, innanzitutto sono molto felice perché, come starete leggendolo dal titolo, salutate la capolista ragazzi, siamo a più 4 dalla seconda che è l'Atalanta, aspettando il Napoli, la Juve e il Sassuolo che giocheranno oggi pomeriggio, la Juve alle 3, il Napoli e il Sassuolo si sfideranno alle 6, aspettiamo queste partite ma nel frattempo godiamo tantissimo perché a differenza di quanto è successo le altre volte, quindi con vittorie un po' nette, oggi siamo riusciti a vincere seppur soffrendo non nel senso che abbiamo subito tanto ma ci abbiamo messo un po' tanto diciamo a sbloccare la partita. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un gol di Kessié, tanta roba l'assist di Ibra, tanta roba il tiro di Kessié sotto la traversa, di piatto destro. Poi purtroppo l'Udinese con un rigore inesistente ragazzi, se pareggiavamo questa partita vedevate uno sfogo, perché quel rigore lì ragazzi non esiste e non mi dite che esiste, perché Romagnoli tocca nettamente la palla, mi stavo incazzando, stavo bestemmiando perché stavo già pensando che il Milan potesse pareggiare per un secondo rigore inesistente di fila ragazzi, quindi veramente rigore inesistente. Stiamo facendo di tutto per non farci vincere, ma noi nonostante le difficoltà siamo riusciti a portarla a casa. Allora, mi sono piaciuti come al solito, vabbè, Ibra che è stato decisivo ancora una volta, poi Kessié che ha realizzato anche il gol che ha sbloccato la partita, ma come al solito grande sostanza e anche ottima qualità a centrocampo. Quando è entrato Brahim Diaz e Dalot mi sono piaciuti. Diciamo che allora, Bennacer così e così, Çalhanoğlu così e così, Leao abbastanza bene, la difesa comunque non gli si può dire niente perché a parte il gol subito sul rigore anche la difesa ha giocato bene, quindi tutte ottime prestazioni. Forse Romagnoli, anche se il rigore non c'era, è stato un po' ingenuo perché ha ingannato l'arbitro, poteva temporeggiare e non causare quel rigore che alla fine non era un rigore però l'ha causato, quindi Romagnoli forse doveva fare più attenzione, deve ancora crescere Romagnoli rispetto al suo compagno Kier in difesa. Donnarumma non poteva niente sul rigore perché era perfetto, quindi ragazzi niente da dire, una vittoria sudata, una vittoria che è importantissima per dar morale, per dare continuità e per far, diciamo, spaventare le altre squadre, perché, per dire che il Milan c'è, il Milan esiste e non solo lottiamo per la Champions, ma ci siamo anche per il grande obiettivo. È ancora presto per dirlo, però il Milan va verso quell'obiettivo. Anche Maldini l'ha detto che in intervista, prima della partita, che il Milan non si pone limiti, quindi se lottiamo per lo scudetto, ragazzi, dobbiamo lottarci. Non dobbiamo accontentarci del quarto posto. Quindi tanta roba questa vittoria. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo voi chi sono i migliori, chi i peggiori, se meritavamo di vincere, se il rigore c'era. Insomma, fatemi sapere un po' cosa ne pensate rispetto a questa partita. Meno male che Milan ha vinto. Vi invito a lasciare like, di iscrivervi al canale. Mi raccomando, di attivare la campanellina perché voglio superare i 2600. Ci manca veramente poco, quindi iscrivetevi, campanellina e condivisione, mi raccomando. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, sempre Forza Milan, bella!